Oggi parleremo di una procedura che non è obbligatoria, ma è consigliato fare, ovvero la scarica dei condensatori degli inverter portatili. Perché devono essere scaricati? Vedremo una procedura che andrebbe fatta per evitare problematiche di sicurezza. Innanzitutto, perché parliamo di inverter portatili? Gli inverter connessi alla rete non hanno questa problematica in quanto già automaticamente cedono la loro corrente attraverso le apparecchiature interne, ma anche per il fatto che attaccata alla rete c'è sempre qualcosina che assorbe gli ultimi istanti di corrente. Mentre sui portatili questa cosa va fatta. Gli inverter portatili che usiamo portarci in macchina piuttosto che nel camper, piuttosto che nell'arlotto, nella barcavela o per piccoli impianti che ogni tanto smontiamo, il momento in cui stacchiamo la 220, ovvero l'utilizzatore, possono essere delle luci, il momento in cui queste vengono staccate, il condensatore rimane carico perché dopo staccheremo la batteria. Ecco che all'interno dell'inverter rimane il condensatore carico. Perché scaricarlo? I condensatori o i supercondensatori o i supercapacitori sono in realtà dei contenitori di energia, non sono proprio come le batterie, ma al loro interno c'è della corrente, è anche potente. Cosa succede? Che parlando di inverter, i voltaggi sono bassi, quindi non prenderemo la corrente, ma se parliamo di condensatori che hanno voltaggi alti come i 400 volts, il momento in cui dovessimo aprire gli inverter e toccare i due poli del condensatore, prenderemo una brutta scossa. Ma il motivo reale per cui non andiamo ad aprire l'inverter, ma dobbiamo scaricare i condensatori, è il seguente. Se non scarichiamo il condensatore o i condensatori e smontiamo l'inverter, lo andiamo a riporre in un armadio piuttosto che nel nostro bagagliaio. A quel punto noi abbiamo ai due poli positivi e negativi corrente disponibile. È vero che i condensatori si scaricheranno nel tempo, ma ci vuole molto tempo. Noi vogliamo anticipare questo per evitare che là dove riponiamo, al momento in cui ci dovessero essere anche involontariamente dei combustibili o dell'alcol, piuttosto che del cotone e una barretta metallica dovesse toccare i due poli, in quel momento ci sarebbe la scarica istantanea dei condensatori che provoca però scintille molto potenti, molto forti, o addirittura una reazione termica che andrebbe a incendiare le cose che sono intorno all'inverter. Allora, per evitare questo, bisogna essere sicuri di riporre l'inverter quando li stacchiamo dalle batterie, privi di ogni corrente all'interno dei condensatori. Come avviene questo? È molto semplice. All'interno dell'inverter ci sono condensatori di ogni misura, piccoli, grandi, anche più grandi di questi e tanti. Noi dobbiamo scaricare non i condensatori singolarmente, non apriamo l'inverter, ma andiamo esattamente ai due poli, polo positivo e polo negativo dell'inverter. Lì abbiamo della tensione. Ora, il metodo veramente più semplice, che non ci costa null'altro che costruire questo piccolo, chiamiamolo apparecchietto, è quello di saldare a un polo della lampadina e all'altro due coccodrilli. A questo punto noi andremo a posizionare il positivo e il negativo, istantaneamente vedremo la lampadina accendersi per una frazione di secondo e abbiamo scaricato il condensatore. Per quelli che amano invece l'elettronica in maniera più profonda, si può usare una resistenza di questa, può essere 20, 25, 30 watt. A questo punto andremo anche lì a scaricare i condensatori. Io consiglio sempre la lampadina perché alla fine i nostri inverter portatili sono tutti o quasi tutti da 12 volts, quindi alla fine con una lampadina di queste 21 watt, 12 volts, noi andiamo a scaricare l'inverter, ovvero i condensatori contenuti in esso.
Questo è un modo per mettere in sicurezza le vostre apparecchiature, per evitare, come dicevo prima, scintille che possono provocare anche incendi. Non bisogna quindi aprire l'inverter per scaricare i condensatori in esso contenuto, ma bisogna andare ai due poli che ci sono fuori, attaccati sull'inverter, evidenziati da rosso e nero, il positivo e il negativo. Andiamo ad attaccare la lampadina ed ecco che abbiamo scaricato i condensatori dentro l'inverter. Questo è un piccolo strumento realizzato senza la benché minima difficoltà, saldato a stagno, che possiamo archiviare tra i nostri oggetti essenziali del fotovoltaico. Nello specifico, per coloro che hanno bisogno di qualche dettaglio in più, questa è la lampadina. Come vedete, è stato saldato il polo positivo e il polo negativo sulla scocca della lampadina. A questo punto ci sono i due coccodrillini che vengono attaccati all'estremità dell'inverter positivo e negativo. Questo farà sì che la lampadina si accenda per una frazione di secondo, a seconda della potenza dei condensatori, e che vada a eliminare tutta la corrente contenuta all'interno dell'inverter portatile. Grazie per aver visionato questo video, mettete un like e iscrivetevi al canale.